Al via la quarta edizione della Notte dei Tesori di Termini Imerese. Appuntamento sabato prossimo, 8 agosto, alle ore 20:30, con inizio del tour da Piazza Duomo. A promuovere la Notte dei Tesori è la Prologo di Termini Imerese, in collaborazione con l'Archeoclub d'Italia Imera, la Società del Carnovale, l'Associazione Protezione Civile Gli Angeli, l'Associazione Madonna delle Grazie e Maestri Infioratori di Termini Imerese, il Circolo Filatelico Numismatico, l'Associazione Costruttori Carri Termini Imerese, Anch'io Pitto, Radio Panorama, Teletermini, Televideo Imera e Lions Club Termini Imerese Osto, che anche quest'anno ha voluto rinnovare uno dei percorsi più affascinanti della nostra città, Termini Imerese, grazie alla Proloco. Durante la serata i visitatori saranno accompagnati lungo un percorso guidato alla riscoperta delle bellezze della nostra città. La visita inizierà appunto dall'interno di Palazzo di Città ed in particolare vedrete la grande sala del magistrato, denominata anche Camera Picta. È un importante esempio di arte, storia, ma anche curiosità. Al suo interno racchiude infatti una pregevole opera, ovvero uno splendido soffitto a cassettoni affrescato nel Seicento dal noto architetto termitano Vincenzo La Barbera, autore di progetti di numerose opere pubbliche di grande rilevanza, in buona parte commissionatogli dal clero e dall'aristocrazia palermitana. È un'opera nella quale viene rappresentata la storia della città che, partendo dalle sue origini mitologiche, attraversa le vicende di Mera fino a raggiungere il periodo romano. I visitatori, accompagnati da alcune guide, si trasferiranno poi nei locali della Proloco per vedere una mostra sul carnevale e qui saranno esposte tante fotografie, manifesti e non potranno mancare le classiche maschere del carnevale termitano. Un anno Cananna, ma ci sarà il notaio Mezzapinna? Non lo sappiamo. Poi tutti al Museo Civico Baldassarre Romano, un edificio storico costruito nel 1846-1847. Tra le innumerevoli opere ospita anche reperti preistorici del Paleolitico, provenienti dalle grotte del territorio e da collezioni private, ma anche diversi reperti della vicina colonia di Himera. La sezione storico-artistica ospita alcune opere di pregio, tra cui un polittico quattrocentesco di Gaspare da Pesaro e un'annunciazione su tavola di scuola fiamminga. Si passerà poi all'antica chiesa di Santa Maria, dove sono esposti gli arazzi di Vincenzo La Barbera ed anche la lapide funeraria del 1572, considerata dagli esperti unica nel suo genere. La lastra infatti raffigura le fasi della pesca e della lavorazione del tonno. È stata rinvenuta nel luglio del 2014 nel corso di uno scavo archeologico all'interno della stessa chiesa. Uscendo troviamo di fronte la chiesa di Santa Croce al Monte, che venne eretta nel XVII secolo sul sito delle due chiese di San Sebastiano e di San Gerardo. Il progetto si deve a Vincenzo La Barbera su committenza della Compagnia dei Bianchi. È considerata il Pantheon degli illustri termitani. Custodisce due pregevoli sepolcri gaggineschi con le spoglie di Giovan Battista Romano e Ventimiglia e Barone di Resuttano e del prefetto Pietro Osorio. Ci incammineremo poi per via San Salvatore per raggiungere Piano Barlaci, il quartiere ebraico. Gli ebrei abitavano proprio lì, vicino alle mura, e sino all'Ottocento si chiamava quartiere giudaico, la zona compresa tra il Duomo e il Castello. La Giudecca si trovava all'interno delle mura e non era isolata dal resto della città. Al suo interno sorgevano numerose chiese cristiane. Concluderemo questo tour visitando Santa Caterina, che il mondo dell'arte ci invidia.
La costruzione della chiesa, pur non riconducibile ad una data certa, si fa risalire alla prima metà del 400. La chiesa al suo interno è costituita da una grande sala rettangolare sormontata da un tetto a capriate lignee e dal pavimento in cotto. Di grande pregio all'interno è la decorazione attribuita ai fratelli Niccolò e Giacomo Graffeo, che corre lungo le pareti est ed ovest e raffigura episodi della vita di Santa Caterina. Resterete incantati. Alle 18 invece l'Associazione Madonna delle Grazie e Maestri Infioratori di Termini Imerese presenterà sulla Piazza Duomo una splendida mostra di fiori, tanti bei fiori dei nostri territori, la prima infiorata della cultura termitana. Quindi appuntamento sabato prossimo alle ore 20:30 in Piazza Duomo a Termini Imerese. Per le disposizioni in materia di tutela sanitaria, i partecipanti saranno distanziati e dovranno indossare l'immancabile mascherina. È consigliata la prenotazione attraverso i numeri WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Quindi, amici dei tesori di Termini Imerese, del nostro gruppo, e a tutti quanti vogliono venire a vedere questi grandi tesori termitani, vi aspettiamo sabato 8 agosto con la Notte dei Tesori a Termini Imerese.